Rimini risorge anche nel segno di Federico Fellini. Nel centenario dalla sua nascita, la città che gli ha dato i natali inaugura una serie di iniziative per celebrare l'indiscusso genio e maestro del cinema italiano del Novecento. Si inizia proprio con l'apertura della mostra itinerante Fellini 100, genio immortale, esposizione ideata e progettata da Studio Azzurro, che sarà visitabile nelle sale di Castel Sismondo fino al 15 marzo. L'allestimento è unico e ha ottenuto da parte della Presidenza della Repubblica una menzione speciale tramite una medaglia che è stata recapitata all'amministrazione in rappresentanza del particolare interesse culturale riconosciuto all'iniziativa, che è stata presentata alla stampa da Andrea Agnassi, il sindaco, dai curatori della mostra Marco Bertozzi, Anna Villari e Leonardo San Giorgi. A parte il grande contenuto dei film di Fellini e della vita e dell'opera di Federico Fellini, per noi è stata questa una sfida importante. Il libro dei sogni animato, una realizzazione che è molto in linea con le installazioni interattive di Studio Azzurro. In più ha anche, diciamo, questa funzione sociale. È uno dei primi tasselli questa mostra teaser per quello che sarà poi il Museo Internazionale Federico Fellini, che si aprirà nel dicembre del 2020. Il cortometraggio è il mio regalo di compleanno per lo zio Federico. È nata questa idea da un disegno, che è una delle cose più care che io ho dello zio Federico, perché lui mi ha ritratto in questo disegno a pastelli dopo una passeggiata sulla spiaggia quando avevo 5 anni, io e lui sulla spiaggia, il giorno tra l'altro di un suo compleanno, e lui con i pastelli ha fermato su un foglio di quaderno la Fellinette, quella che lui ha chiamato la Fellinette. E allora mi è venuto in mente di partire da quel disegno, di metterlo in animazione, di raccontare una favola tra sogno e realtà per omaggiare il re dei visionari.